Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro del bicchiere della staffa. Questa sera insieme a me c'è Paolo Giovetti, che ringrazio naturalmente di aver accettato il nostro invito, e che è l'autrice di questo libro di cui parleremo fra poco, che si intitola Una donna chiamata Coco. Non c'è bisogno che dica a chi è dedicato, perché il nome già lo rivela, e poi questa molto, molto nota, molto classica, ugualmente ci fa capire di che stiamo parlando. Allora, cara Paola, benvenuta. Ben E trovato, Ezio, ciao. una domanda innanzitutto. Tu ti sei occupata spesso di donne, cioè hai scritto di tante donne, l'ultima, credo in ordine di tempo, Madame de Stael, che è uscita per le nostre edizioni. Poi ti sei occupata della Montessori, ti sei occupata di mistiche, però Coco Chanel esce un po' dai canoni delle donne di cui ti sei interessata, che erano appunto intellettuali o comunque sono persone che vivevano soprattutto una vita dello spirito. Coco Chanel ha fatto molto altro. Com'è stato il tuo rapporto con questo soggetto in qualche misura un po' strano per te? Sì, il soggetto indubbiamente esula un po' dai miei abituali personaggi, però mi ha interessato moltissimo perché è stata una donna di straordinaria forza, creatività, innovazione, quindi una donna che merita assolutamente di essere ricordata. Sono passati 50 anni esatti, l'anno scorso sono stati 50 anni dalla sua morte, ma è ancora famosissima e la sua maison è ancora celeberrima. Ha inventato delle cose che hanno, si può proprio dire, che hanno liberato la donna, perché lei è stata attiva nei primi, ha cominciato ad essere attiva, era del 1883, quindi a 20 anni, lei era all'inizio del secolo scorso, e in quel periodo le donne andavano vestite come sappiamo, cioè con i corpetti, il busto, i cappelloni, le stecche, sottane lunghe fin per terra e così via. Niente di meno adatto al nuovo secolo che si stava aprendo, con tutte le nuove possibilità anche per le donne. E quindi lei poco per volta ha cominciato a liberarle in primo momento come modista. Questo forse non lo sanno tutti, che la sua prima attività nel campo della moda è stata proprio i cappelli. Ha liberato le donne, prima per sé. E lei tutto quello che ha poi proposto alle donne l'aveva prima sperimentato per sé. Quindi lei non si è mai messa questi cappelloni ornati di fiori, di uccellini, di cose di ogni tipo e ha cominciato a usare delle pagliette leggerissime ornate appena di nastri che fecero furore e quindi la prima innovazione fu quella. Poi poco per volta nel tempo ha cominciato a liberare le donne dai busti, dalle sottane così lunghe, dai sottovesti, da tutte queste cose ingombranti. E a pensare per la donna delle cose molto più comode, più semplici. Quindi lei ha la caratteristica della semplicità nella moda, l'eleganza, perché lei è sempre stata molto elegante anche nell'estrema semplicità, e la praticità, ecco, la praticità. Perché la donna che si affacciava al nuovo secolo cominciava ad avere delle attività che prima non aveva, naturalmente, soprattutto con la guerra, con la prima guerra mondiale, quando gli uomini erano in guerra. Molte donne si dovettero inventare come capo di aziende, i negozi, questo, quello, e poi c'era il marito, lo fecero loro, quindi avevano bisogno di essere liberi e quindi lei comincia ad accorciare le donne, le gonne, a liberare le donne dai corsetti, dalle stringhe, da tutte queste cose e a rendere la donna poco per volta quello che poi siamo diventate. Quindi se oggi ci vestiamo così, forse non ce lo ricordiamo più, ma gran merito è andato a lei che nel tempo ha alleggerito tutto, semplificato tutto. Ecco, però nello stesso tempo ha anche esaltato la femminilità, quantomeno un certo tipo di femminilità. Non possiamo certo dire che abbia vestito la donna in modo maschile, i suoi abiti sono pratici, sono molto semplici, però comunque esaltano in qualche misura il fascino, la femminilità. Molto, esalta moltissimo il fascino femminile, anche perché mostrano gli abiti di lei per la prima volta, mostravano la donna com'era, insomma, tanto ti fai vedere un pezzetto di gamba, lei non ha mai portato le gonne al di sopra del ginocchio, sempre sotto perché le ha considerate più eleganti, però poco per volta, dalla gonna che arrivava per terra, è arrivata a metà
a metà gamba e poi dopo al ginocchio, sempre così. Poi non più stretta, quindi la donna di Coco Chanel è una donna che si mostra com'è, non il corpo costretto in un modello, cioè col busto, la tetina sottile, eccetera. Lei lascia libero il corpo della donna, quindi abiti fluidi, abiti morbidi, che in un certo senso valorizzano, nascondono, però rivelandolo, il corpo femminile. E se noi adesso portiamo certi costumi da bagno, è anche merito suo che lei cominciò a inventare per andavano tutte vestite con quei mutandoni a fare il bagno, eccetera. Lei inventò dei calzoncini corti con delle canottiere sopra. Questo fece scandalo inizialmente, però le donne erano con Coco Chanel, le donne portavano volentieri queste donne, noi donne, ecco. E quindi veramente ha sempre valorizzato moltissimo il corpo femminile, e sempre basandosi su quello che andava bene a lei. Lei aveva un fisico, era una donna molto bella. Aveva un fisico asciutto, molto sportivo, lei andava a cavallo, lei si muoveva, eccetera. E quello che andava bene a lei, che lei trovava comodo per sé, lo proponeva poi alle signore. Io ricordo anche certe polemiche che lei fece con i suoi concorrenti. Ricordo una frase che quantomeno le è attribuita riguardo a Dior, no? Diceva che Dior non veste le donne, le tappezza. Le tappezze, sì, l'ho trovata anch'io questa, le tappezze, perché Di come questi due grandi creatori fossero all'opposto, no? Lei proprio all'opposto. E pensavo che Dior, che con tutti questi meravigliosi abiti di Dior, niente da dire, assolutamente. Però lei diceva che Dior aveva riportato indietro la moda di 50 anni, perché lei aveva liberato la donna da certe sovrastrutture, mentre con Dior, questi sottanoni larghi, il vitino stretto, ci ricordiamo in molti questo tipo di moda. E invece lei è sempre stata fedelissima proprio al suo modello, fino alla fine, fino a che lei rimase, dopo la guerra, rimase ferma per parecchio tempo, poi riprese negli anni 50, al fine degli anni 50, che aveva già 70 anni, 71, quando riaprì la boutique, la maison, anzi, scusa. E ripresentò di nuovo una collezione ispirata ai suoi stessi principi, che lì per lì fu tacciata da alcuni come una rivisitazione di cose del passato, invece poi ha avuto tantissimo successo. Pensiamo adesso a quell'abitino famosissimo, che quel tailleur famosissimo che aveva Jacqueline Kennedy quando purtroppo suo marito fu ucciso. Era un abito Chanel ed era questo classico tailleur con la camicetta la sottana sotto al ginocchio, stretta però comoda, che si potesse camminare liberamente, salire in macchina, eccetera, la giacchettina sopra senza collo, profilata, tinta su tinta, e sotto la camicetta di seta. Questo lo portiamo ancora, queste cose qua, sono passati tanti anni, perché eravamo nel 62, mi sembra, 63, la morte di Kennedy esattamente, quindi andiamo indietro di quasi 60 anni. Però questo abito è rimasto classico in infinite varianti, però è rimasto un classico, come un classico il famoso La Petite Robe Noire, il vestitino nero, che lei sdoganò il nero era considerato, questo già prima della guerra, della seconda guerra, il nero era considerato l'abito del lutto, invece lei lo fece diventare l'abito elegante, come è rimasto, perché questo vestitino nero molto semplice, impreziosito da scialli, da bigiotteria. Lei amava molto i gioielli vistosi, sfavillanti della bigiotteria. Questo vestitino nero adesso l'abbiamo tutte. Io credo che non ci sia signora che non abbia, o signorina che non abbia nel suo guardaroba un vestitino nero. Magari non quello originale Chanel, che costa un patrimonio, però le imitazioni. Lei, per la verità, mi viene in mente una cosa, a proposito di imitazioni, lei non si arrabbiava se le imitavano. Diceva che era una prova d'amore per le sue cose, e quindi le accettava, che sapeva che erano inevitabili, per cui incredibile quante cose noi oggi consideriamo in qualche modo scontate, però hanno avuto in realtà una data di nascita e qualcheduno. sì, la data di nascita è come il famoso Chanel numero 5, il famoso profumo, che ha 100 anni esatti, anche lui l'anno scorso, nel 21, 2021, ha compiuto 100 anni. Era stato ideato da lei 100 anni fa, questo profumo celeberrimo, forse il più famoso profumo del mondo. È una bella storia, che se vuoi le racconto la storia del profumo. Lei nel 21 era già una donna di 37-38 anni, aveva già avuto successo, aveva già le sue boutique,
avevo un nuovo amante che era un Romanov, Dmitry Romanov, che era cugino dello zar di Russia ed era fuggito in tempo dalla, riuscito a venire via in tempo dalla Russia perché poco tempo prima c'era stato il famoso eccidio di tutta la famiglia Romanov. Lui, anche questo è molto curioso, lui era riuscito a non cadere in questo esilio perché era in esilio. Lo zar poco prima l'aveva mandato in esilio perché aveva partecipato al complotto per uccidere il famoso Rasputin. Era il mago, il guaritore per tutta una vicenda legata alla zarina, che pareva che lui fosse l'amante della zarina. Insomma, morale, cioè, mentre lo zar è assente, c'è un complotto di nobili che lo ritengono dannoso, questo Rasputin, e cercano di ucciderlo. Dico cercano perché ci misero tanto a ucciderlo, perché fu durissima. Fu insensibile al cianuro che gli propinarono in vari cibi, poi gli dovettero sparare più volte perché non moriva mai, era veramente, sembrava immortale. Finalmente muore. E quando lo zar torna, viene a sapere di questo complotto e non fu molto severo, mandò i responsabili, tra cui suo cugino, che non aveva partecipato materialmente all'assassinio, però aveva partecipato al complotto. Quindi lo manda in esilio. Lui va in esilio in Siria e la sua fortuna, perché in quel periodo ci fu l'eccidio, però lui dovette poi lasciare la Siria e venne come molti nobili russi in Occidente. A Parigi conosce Coco Chanel, che frequentava l'alta nobiltà, gli artisti, i politici, eccetera. Si conoscono, diventano rapidamente amanti. Questo Dmitry era più giovane direi di 10 anni, bellissimo giovanotto. In cerca di donne ricche, naturalmente, perché questi nobili russi che venivano via dalla Russia avevano perso tutto, ma avevano mantenuto la buona abitudine di vivere molto bene, per cui cercavano chi provvedesse a questa cosa. Però lui fu molto utile per lei per tante cose, l'aiutò poi sempre, rimasero sempre amici, anche se poi lui dopo un anno sposò una ricca ereditiera americana e così si sistemò. La creazione della Chanel numero 5 si deve in parte a lui, perché i russi, presso la corte dei russi, c'era sempre stata una grande passione per i profumi. E lui portò Coco Chanel a Grasse, in Provenza, dove viveva il profumiere degli zar, che era fuggito anche lui, era un chimico, famosissimo creatore di essenze, di profumi. E Coco gli dà le indicazioni, gli dice cosa vuole, non un profumo monofloreale, cioè per esempio solo rosa, gelsomino, violetta, eccetera, ma un bouquet di profumi. E gli disse anche questa cosa, che doveva essere un mix tra un profumo per una signora a modo e un profumo per una cocotte, una via di mezzo, insomma, una cosa abbastanza così sorprendente e affascinante. E questo profumiere gliene preparò cinque campioni, secondo le sue indicazioni. E lei scelse il numero 5, il quinto campione. Per questo poi si è chiamato Chanel numero 5. Diede il suo nome, invece di usare anche lì la sua semplicità, invece di usare quei nomi iperbolici che davano profumo degli dèi, gli angeli, cose, i fiori, eccetera. E lei, il suo nome è il numero 5, che era il campione numero 5. Ed è il profumo che continua a essere venduto a distanza di 100 anni, di gran lunga il più venduto, credo, nonostante i prezzi. Ecco, metti in rilievo come sia un profumo molto diverso da tutti gli altri, insomma. Sì, molto diverso da tutti gli altri, molto affascinante. Guarda, è adatto a tutti. Io l'ho regalato l'anno scorso, che era fra l'altro il centenario anniversario, nelle profumerie, anche qui dove vivo io, c'era un banco apposta per i profumi Chanel. Quindi l'ho comprato più volte. L'ho regalato a una mia nipote che compiva 18 anni, che l'ha apprezzato moltissimo. E come l'ho regalato a una signora della mia età, che l'ha apprezzato ugualmente, e a mia figlia. Quindi diciamo tre generazioni diverse che hanno apprezzato ugualmente questo profumo, perché piace a tutti. Un profumo veramente straordinario. Ecco, come resto accennato, in realtà Coco Chanel è stata una grande creatrice di moda, ma ha frequentato gli ambienti più diversi e si è spesso accompagnata anche ai grandi artisti della sua epoca che ha aiutato, finanziato.
Sì, moltissimo. Lei è stata amica di Jean Cocteau, per esempio, finché Cocteau è vissuto, l'ha anche aiutato molto, sia economicamente che moralmente. Cocteau aveva grandi problemi di droga, eccetera, eccetera, il suo genio. Poi è stata anche amica e ha lanciato Luchino Visconti. Questo non lo sanno in tanti. Luchino Visconti era all'inizio della sua carriera, andò a Parigi, lei ebbe modo di riconoscere il genio di Visconti. E lo consigliò a Cocteau e è cominciata così la carriera lì. Addirittura c'è una voce che lei ha avuto moltissimi fidanzati, oggi si chiamano così, no? E sembra che anche Luchino Visconti abbia avuto all'inizio della sua carriera una storiella con Coco Chanel, cosa che sorprende un po' perché sappiamo che Visconti aveva gusti diversi, però pare che ci sia stato anche questo. È stata amica di Igor Stravinsky, per esempio. E ha finanziato la realizzazione e la messa in scena della Sagra della Primavera, che è stato un testo, una musica e una rappresentazione che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica dell'epoca. È stata criticata e osannata, e lei finanziò la messa in scena e poi mantenne la famiglia di Stravinsky, che era scappato dalla Russia anche lui, che aveva una moglie malata e 4-5 figli, li mantenne in casa sua per anni. E quindi è stata veramente, poi era amica di Pablo Picasso, che frequentava tantissimo la sua casa, ma ha frequentato a Parigi allora, tra le due guerre in particolare, era la città per eccellenza della cultura, dell'arte, di tutto, e lei è veramente stata al centro di tutto questo. Ha lavorato tanto anche per il teatro, ha creato i costumi per tantissime realizzazioni di commedie, tragedie, di cose musicali. Ha lavorato moltissimo con gli artisti e è anche molto finanziato, come ha molto aiutato la sua famiglia d'origine. Lei era di origine modestissima, una famiglia veramente disastrata la sua, e lei però non si è mai dimenticata della sua numerosa famiglia, ha sempre aiutato. Ecco, gli anni della guerra mondiale sono stati anni un po' complicati. La Francia era occupata e insomma molti intellettuali hanno in qualche modo dovuto stabilire dei contatti con gli occupanti. Insomma, si è creata una situazione un po' paludosa, mettiamola così. E anche lei poi nel primo dopoguerra è stata accusata di avere, nei primi anni dopo la guerra, è stata accusata di aver avuto un comportamento non sempre patriottico, diciamo così. Ma sì, lì fu una cosa piuttosto complicata che credo non sia ancora risolta del tutto. Fatto sta che lei durante gli anni della guerra intervenne perché un suo nipote, cioè il figlio di una sua sorella che era morta, che lei aveva sempre fatto studiare, eccetera, eccetera, che tra l'altro era tubercolotico, era stato portato in un campo di concentramento in Germania. E da più parti la famiglia le chiese di intervenire perché lei conosceva tanta gente per farlo riportare in Italia, in Francia, perché si temeva che la situazione del concentramento sarebbe stata fatale. E lei allora si ricorda di questo ufficiale tedesco che faceva parte del corpo diplomatico dei tedeschi a Parigi e che era un bell'uomo brillante, che aveva poco del tedesco, molto galante, amava l'arte, era molto legato ai francesi. Si rivolge a lui pensando che potesse aiutarlo. E così fu, infatti, lui attraverso un collega riuscì a far riportare il ragazzo in Francia, però nel frattempo loro erano diventati amanti e lei fu molto criticata per questo, per aver avuto vicino un compagno delle forze di occupazione. Con questo personaggio lei compì anche vari viaggi a Berlino perché fu coinvolta in tentativi di pace separata, perché siamo nel 1944, alla fine dell'ultimo anno della guerra, era una strage pazzesca, inutile sembrava. Quindi ci furono dei tentativi di stringere da parte di alcune persone, tra cui lei e questo ufficiale tedesco, di fare una pace separata con la Germania. Quindi lei si mise in una condizione per cui, anche se le intenzioni erano buone, e si fu accusata dopo di collaborazionismo col nemico. Ci furono parecchie donne francesi che furono accusate di collaborazionismo, e non solo francesi, questo di quello che la chiamavano la collaborazione orizzontale, no? con il nemico. E alla fine lei
Fu anche in prigione per qualche tempo e fu liberata grazie a Churchill, a Winston Churchill, che lei aveva conosciuto frequentando l'alta società, soprattutto quando era stata per molti anni la compagna del duca di Westminster, che è stato uno degli uomini più ricchi del mondo, e fu la sua compagna per parecchio tempo. Era in Inghilterra, aveva conosciuto Churchill. E Churchill intervenne per liberarla, e quindi, però dopo lei si mise in silenzio e non, per parecchi anni non si è saputo quasi niente, vissuto in Svizzera per parecchi anni. Poi ritornò anche a Parigi, passato il momento, non c'era più questo ufficiale tedesco che veniva chiamato da tutti Spatz, cioè Passerotto, perché era un uomo lieve, leggero, brillante. Non aveva veramente poco del prototipo del tedesco. Comunque è stata criticata per questa relazione e per questa intromissione in politica che forse è stata fraintesa, ma esattamente da quanto ho potuto vedere non si sa proprio ancora esatto come sono andate le cose. Sembra così come ho detto, ecco. Ecco, allora, tu hai detto, Cava, che comunque si interessa a molti. Non ti ho sentito l'ultima frase. Ma dicevo che si ricava da quello che tu racconti, e naturalmente dal tuo libro, che lei si è concessa a molti nel corso Moltissimi, moltissimi, sì, moltissimi. Non ho avuto problemi da questo punto di vista. Sì, fin da giovanissima, giovanissima perché si fece aiutare molto agli inizi della sua carriera. Furono facilitati da uomini che l'hanno amata, che la credettero in lei e finanziarono le sue prime iniziative. Lei dopo restituì a livello economico tutto quello che aveva ricevuto, però è fuori di dubbio che ha sempre avuto, non si è mai sposata, non ha avuto figli, ma ha avuto moltissimi amici, chiamiamoli così, molti fidanzati, rimanendo sempre poi in fondo una donna sola, perché non riuscì mai a crearsi una famiglia, no, forse non volle, questo non sappiamo. Fu anche sfortunata perché il grande amore della sua vita, questo Boy Chapel, morì in un incidente stradale quando era molto giovane, ancora poco più di 30 anni. E dopo lei disse di non aver mai trovato un uomo che avesse amato tanto come quello, lui l'aveva aiutata tantissimo a aprire le prime boutique, creduto in lei, eccetera. Però poi fino alla fine ha avuto sempre una sequela ininterrotta di fidanzati, come oggi si chiamano. E evidentemente non trovava mai la persona giusta, fu anche sfortunata, il duca di Westminster non la sposò, cosa che lei avrebbe voluto per tutta una serie di motivi, e l'ufficiale tedesco non ne parliamo. Andava sempre a sbattere in personaggi complicati, pluridivorziati oppure con ancora mogli separate al seguito o scapoli impenitenti che non c'era niente da fare. Quindi relazioni che finivano. L'ultima di cui si sappia è l'ufficiale tedesco, si sappia con certezza. Ecco, non so. Una donna libera, se n'è proprio sempre infischiata assolutamente del parere della gente. Credo di averti raccontato che dunque, noi nel corso degli anni abbiamo pubblicato diversi libri su creatori di moda, quindi dopo Chanel abbiamo dedicato un libro ad Hermès, una Dior, anche a Valentino, Versace, però il successo, diciamo così, di vendite l'abbiamo sempre avuto con i libri dedicati a Chanel, anche prima che uscissero i film che poi l'hanno resa popolare anche presso un pubblico più grande. È come se la sua personalità, al di là di quello che ha fatto come creatore di moda, esercitasse una specie di attrazione magnetica. Ecco, a tuo modo di vedere, tu ormai la conosci a fondo, che cos'è che ancora oggi ci attrae in questo personaggio, più ancora che appunto nella creatrice, proprio nel personaggio. Personaggio, guarda, io occupandomene a fondo per scrivere il libro, ho apprezzato moltissimo il fatto che lei sia una donna che si è fatta da sola, perché è partita da una famiglia che più modesta non si può, è vissuta in orfanotrofio, un padre che non, come se non ci fosse stato, la mamma morta di tubercolosi quando lei aveva 12 anni, passa fino ai 20 anni praticamente in collegio, in orfanotrofio.
fino a 18 anni non fanno trofeo, poi altri 2 anni in una situazione protetta sempre dalle suore che furono molto utili per carità, però fino a 20 anni lei ebbe una vita molto molto sacrificata, priva di affetti perché la mamma è morta presto, perché il papà non c'era, aveva proprio questa situazione familiare, erano cinque tra fratelli e sorelle, tutti. Dopo la morte della mamma, il padre prese le 3 figlie e le mise in collegio, in orfanotrofio, e non le vide mai più, e i 2 maschi li mise a servizio presso dei contadini. Lui non se ne interessò più della sua famiglia. E dopo lei, quando si ritrovò a 20 anni libera da tutto, naturalmente si è data da fare. Presso le suore aveva imparato un po' a cucire, poi si è ritrovata con questa creatività. Era bella, era affascinante, interessava gli uomini, evidentemente li colpiva, aveva un non so che, era una donna molto intelligente, molto brillante, è descritta così almeno dai contemporanei. E quindi incontrò appunto delle persone che l'aiutarono, degli uomini che l'aiutarono, e lei approfittò dell'occasione. Io vorrei vedere chi non l'avrebbe fatto quando ti trovi povero in canna, che non sai come fare. Hai qualcosa da dire, qualcosa da fare, ti fa aiutare se puoi. Ecco. Quindi è stata una donna libera, anticonvenzionale, che non ha tenuto conto che delle sue passioni, dei suoi interessi, che poi sono stati positivi perché vediamo dove l'hanno portata. E quindi una donna da apprezzare, secondo me. La sua, il cammino itinerante tra gli uomini, a livello affettivo. Quello poverina è stato un poverino, come dire, insomma, è stato un problema suo, che però non l'hanno mai probabilmente resa veramente felice, perché non incontrò mai l'uomo giusto col quale fare una famiglia, mai una relazione che sia durata più di tanto tempo. E questo fu un po', credo, la sua croce, perché lei si è sempre sentita sola, questo l'ha sempre detto, che si è sempre stata una donna sola. Però mi ha affascinato molto questo suo sapersi arrangiare moltissimo, saper mettere a frutto le sue doti. Durante la guerra, durante la Prima Guerra Mondiale, che lei ha superato con aiuti e così via, creò lì la sua, approfittò dell'occasione, cioè il fatto che lei non lasciò Parigi, perché Parigi non era vivibile in quel periodo, e andò a Deauville, andò nelle città di mare famose, e lì cominciò veramente la sua fortuna, quindi ebbe anche occhio per questo. E nella Seconda Guerra Mondiale chiuse, invece, fece il contrario di quello che aveva fatto nella prima. E insomma, è stata una donna. Poi la rimonta a 71 anni, che lei riparte da zero, dove era stata chiusa per 12, 13, 14 anni, mi sembra, che tutti si erano quasi dimenticate. Invece lei riparte alla grande, a 71 anni. Vorrei vedere chi sarebbe in grado di far questo, avere tutta questa energia. Quindi ammirevole. E poi appunto questo suo aver liberato la donna in tanti modi, perché non è solo un modo di vestire, è proprio un modo di vivere nuovo che lei ha inventato per la donna, il quale ha indirizzato la donna. Ecco. La donna che si può muovere liberamente, che si trova a suo agio nel suo abito, che ha il vestito giusto, che è vestita in maniera giusta, ha tutte le attu, ecco, per essere libera e avviarsi in un certo modo di vivere la carriera. Dà una grande libertà alla donna, ecco, in questo modo in cui lei l'ha presentata. Ecco. Bene, Paola, grazie di questa chiacchierata, che mi sembra abbia, direi, dato molti spunti per inquadrare il personaggio Chanel. Il libro poi ne darà molti altri, poi un libro molto piacevole, quindi penso che possa piacere anche a chi ha un interesse più per il personaggio. Insomma, cioè, c'è una storia, ci sono tanti protagonisti, molte comparse, insomma, tutto ne fa una narrazione molto avvincente. Posso dirti, lo sta leggendo mio figlio, che di solito non fa questo tipo di letture, legge libri storici o molte cose sportive. E guarda, mi ha telefonato stasera, che gliel'avevo dato qualche tempo fa, e dice: "Ma sai che mi ci sto divertendo molto leggendo il libro? Ma che personaggio interessante!" Mio figlio non è un bambino, è un cinquantenne. Bene, abbiamo conquistato Anche un un cinquantenne. appassionato in più Sì, alla sì, sì. Sì. storia di Chanel. Noi concludiamo questo incontro bevendo qualche cosa, non so se Nostro brindisi, certo. Io ho qua il mio champagnino leggero e
Non so cosa hai tu. Io ho un Bourbon, quindi. Ah, beh, perfetto, dai. Sei messo bene anche te. Bene. Allora, Allora, buona serata. Grazie della chiacchierata e alla prossima.